Poniamo un po' le attività che svolgiamo durante l'anno, cioè dall'ultimo Gran Galà ad oggi. E poi, come ormai è diventata una tradizione, c'è il nostro premio che consegneremo ad una donna che in qualche modo nell'anno 2018 è riuscita a cambiare la propria vita. Noi non spieghiamo mai la motivazione di questo cambiamento, di questa innovazione, però ci basta consegnare il premio, insomma, a buon intendito, poche parole. Bene, prima di iniziare la presentazione vorrei partire con il video che in qualche modo espone tutte le nostre attività. Purtroppo la musica di sottofondo prevista non si riesce a sentire perché c'è un problema di audio e quindi ascolteremo la musica che ci offrono dal vivo. Penso che c'eravamo un po' tutti, no? Ci siamo ritrovati in qualche immagine. E come ormai tradizione io vorrei che foste voi a parlare, a dire quello che abbiamo fatto durante l'anno, quindi vorrei chiamare tutti i protagonisti di quest'anno, di chi con Astarte in qualche modo ha fatto questo percorso insieme. Quindi io vorrei partire da Elena Morano 5. Non so se avete visto. Allora, non so se avete visto nel filmato, c'erano delle locandine, quindi c'era una foto e poi una locandina di un progetto che abbiamo portato avanti insieme, proprio l'abbiamo inventato. Esatto, e quindi vorrei che ci parlassi proprio di questo. Assolutamente sì, grazie, ma è davvero la regina di questa sera, sei tu la protagonista, sei tu, noi abbiamo poco da dire, abbiamo soltanto da festeggiarti, da... scusatemi, non mi presento, più o meno ci conosciamo un po' tutti, diciamo. Elena Morano 5, sono consigliera di parità, ma con Maria Grazia è un rapporto davvero probabilmente da quando è nata Astarte, posso dire, perché mi occupo di pari opportunità da oltre 15 anni, quindi da quando è nata Astarte le sono stata vicino e quello che tengo a dire francamente non devo parlare di me e né dei miei progetti, sei tu con la tua azione che, come dire, siamo noi, ecco, cittadini di questa provincia, perché tu, il tuo rifugio e il tuo centro antiviolenza opera nella provincia di Catanzaro, siamo noi a ringraziare te e tutti gli altri. Io sono sempre quella che dico, tutti i centri antiviolenza svolgete un'opera splendida nel nostro territorio, peraltro senza risorse, e questa è anche un'altra cosa da dire, perché insomma, voglio dire, non è, questa è una cosa che mi tengo sempre a precisare, e non è una cosa bella che le pari opportunità in generale siano a costo zero. Non per niente ce ne occupiamo sempre tra donne, gli uomini tendenzialmente non lo farebbero, un uomo ti dice io lavoro, e noi lavoriamo e tanto, sottraendo al nostro lavoro, io sono un avvocato nella vita, insegno all'università, sottraggo parte del mio tempo per occuparmi di pari opportunità con gioia, con passione, perché lo sento e perché lo voglio fare. Come lo fate voi, e anche, come dire, anche meglio di me, anche più di me, voi siete attive e ci tengo a ricordarlo, siete gli unici a prestare un servizio H24, che è una cosa bellissima, diciamo, voi siete perennemente al servizio di coloro che vi chiamano anche negli ospedali, il percorso Rosa Bianca è andato splendidamente, diciamo, alla Lamezia Terme, forse ancora meglio che nell'ospedale di Catanzaro, ma sicuramente, diciamo, è un nostro successo ed è un successo comune. E ce ne sono tanti dei tuoi successi, quindi ripeto, non voglio parlare di me, del mio progetto, se vorrai ne parlerai tu, mi piace parlare di te, della bella persona che sei, delle belle persone di cui ti contorni, quindi, e della bella, mi permetto di dire anche quando mi hai invitato alla inaugurazione del rifugio di Astarte, si sente calore, si sente affetto vero, affetto sincero, cioè non si sente un lavoro svolto, eppure voi lo fate, cioè svolgete un lavoro egregio nei confronti della cittadinanza, ma si sente l'affetto, e non è una cosa, come dire, non è una cosa comune, non è una cosa scontata. Io dico sempre, se la passione ce l'hai dentro la puoi trasmettere, se non ce l'hai non la puoi trasmettere, tu ce l'hai, Maria Grazia. Grazie a voi e bravi a voi. Senti, sì. Bene, sono tante le attività che abbiamo svolto quest'anno e comunque diciamo che c'è stata proprio una sorta di evoluzione, abbiamo fatto dei piccoli passi avanti, intanto abbiamo avuto quello che ormai aspettavamo da anni,
riconoscimento del nostro centro di violenza. È stato veramente un problema questo, in quanto il nostro è un centro antiviolenza un po' diverso dagli altri. Abbiamo scelto, diciamo, una strada difficile, più complicata, nel senso che, non essendo un centro di violenza standard, con gli orari prefissati, con i giorni prestabiliti, non esiste, per cui abbiamo fatto fatica ad ottenere un riconoscimento. E quindi abbiamo fatto diversi tentativi prima di trovare la sede giusta. Siamo partiti dalla sede di via Carlo V, che poi servì dal vescovo, per cui ad un certo punto ci siamo ritrovati senza casa, ma come al solito le istituzioni non rispondono, per cui abbiamo cercato la prima casa in fitto. L'abbiamo trovata, ci abbiamo lavorato tanto, e a questo proposito io vorrei invitare la mia amica e collega Teresa, perché mi ha dato una mano nella realizzazione tecnica del progetto. Cioè, lei presentare un progetto in regione non è semplice, perché oltre alla parte progettuale sociale c'è proprio la parte tecnica, e lei ha la fortuna, oltre ad essere un assistente sociale, è anche un geometra, e quindi ci ha seguito letteralmente questo progetto, che poi ad un certo punto è andato a buon fine. Mi coglie la sorpresa, perché non mi aspettavo di dover intervenire. Comunque, quello che posso dire è che io, quando ho conosciuto Maria Grazia e Asparte, facevo il geometra, la stessa che ho lasciato un po' alle spalle, e poi piano piano, e quindi, diciamo, mi sono occupata della parte, diciamo così, tecnica, anche poi ho prestato anche un po' di volontariato per un breve periodo presso il rifugio. Posso dire, è stata una bellissima esperienza che mi ha consentito poi di tornare a fare quella che era la mia vocazione originaria, cioè l'assistenza sociale. Mi ha rilanciato da questo punto di vista, senza, diciamo, nulla togliere all'altra attività che poi ho svolto, e sono stata contenta di essere stata d'aiuto, anche se all'inizio abbiamo avuto veramente tantissime difficoltà, perché molti problemi di ordine tecnico, diciamo, ci sono dei regolamenti molto rigidi, per cui era difficile uscire poi da quell'equilibrio. Però alla fine, insomma, anche se io quest'anno non ci sono stata, ci sono riuscita lo stesso, quindi brava, grazie di avermi dato pure questa opportunità. Grazie a te per aver spinto. Allora, Teresa ha parlato di volontariato, è vero, il nostro, diciamo, che non è un lavoro pienamente retribuito così come dovrebbe. Noi andiamo avanti solo ed esclusivamente ai fondi che vengono elargiti dalla tavola valdese, che io continuerò a ringraziare, perché senza questi fondi sicuramente oggi a Starte non potrebbe esserci, perché ormai siamo all'ottavo compleanno. E nonostante siamo passati 5 anni dal primo riconoscimento del nostro primo progetto, SOS Starte Donna, a cui appunto la tavola valdese ha creduto, continua ancora a finanziarcelo, a darci la possibilità comunque di andare avanti. E a questo proposito vorrei chiamare il pastore Ian Hansen, che è sempre presente nelle attività, e quindi io grazie per la parola. E non sono stato così presente quest'anno. Questo è perché sono un po' altrove, non sono più nell'esecutivo, ed era un po' anche la mia paura, ma è la nuova tavola che farà con il vostro progetto. Quest'anno è stato approvato, ma quest'anno è cambiato completamente la tavola. Però la cosa che mi dà speranza, e nonostante che i progetti per diciamo, la violenza di genere maschile contro le donne sono finanziati di meno, e quelli finanziati sono anche diminuiti, la speranza che ho io è che la prima volta nella storia della Chiesa Valdese, che ha 800 anni, è la tavola a maggioranza donna. E quindi abbiamo la speranza che quindi il nostro progetto possa andare avanti, perché
tutte, diciamo, anche le commissioni che da noi valutano i progetti finora sono stati convinti, sono rimasti anche convinti dal modo in cui presentate i progetti, dalle innovazioni che portate e quindi che fate un lavoro serio. Spero che prima o poi possano anche aggiungersi altri finanziatori, che non rimaniamo soli, perché io so anche che la tavola man mano cerca di non rimanere sempre sui stessi progetti, però visto che in Calabria siamo l'unico ad essere finanziato, abbiamo grandi possibilità di andare avanti. Questa è la mia speranza e spero anche di essere un po' più attivo, più presente, anche se dal 1 dicembre curo anche Cosenza, quindi sono fra Cosenza e Catanzaro, quindi ho più da fare, ma quando posso sarò presente e soprattutto grazie a WhatsApp sempre cosa fate, no? E là vedo le attività e io dico ogni tanto quando mi chiamano dall'ufficio Autocammino, ma che state, come fate? Se volete vi mando tutto lo storico di WhatsApp così vedete cosa fanno. E quindi auguri per il nuovo anno, perché oggi è il compleanno di Astarte, che normalmente abbiamo fatto un po' più in un altro posto. Auguri e che il vostro lavoro possa essere apprezzato sempre più anche di chi ora sta forse solo fuori a guardare. Grazie. Quello che conta sono appunto i fatti. Dal 1 gennaio 2019 ad oggi siamo a 68 casi. L'ultimo codice rosa è stato effettuato domenica sera a 1 di notte e fino alle 6 di mattina. E ancora diciamo che in una fase, questa donna che abbiamo aiutato, diciamo che si trova in una fase di assestamento, come dire, e stiamo trovando una strategia per allontanarla da casa e verrà fatto lunedì mattina, quindi siamo molto attivi in questo, quindi i numeri sono quelli che poi contano. Bene, per quanto riguarda invece la casa rifugio di Migliarina, quella che faceva da riferimento Elena, quest'anno è stata ristrutturata grazie ai fondi da parte della regione, che ci ha permesso appunto la ristrutturazione perché non poteva essere riconosciuta in quanto non a norma, quindi c'erano le barriere architettoniche per cui abbiamo dovuto fare dei lavori per sistemarla. Adesso è accessibile, è molto più bella e più comoda rispetto a come era prima, però insomma è sempre molto molto carina. Dunque, tra le altre attività io vorrei chiamare un attimo Donatella Soluri, perché l'ho vista in piedi, questa cosa mi ha preoccupato. Chiamo Donatella perché insieme ad Elena abbiamo realizzato questo progetto, però parliamone di questo progetto che stiamo portando avanti, che abbiamo fatto. Sì, ci tengo a dirlo, l'abbiamo portato avanti insieme ad altri centri antiviolenza. È un progetto molto importante, tra l'altro forse siamo stati primi a Catanzaro, no? Nella prima scuola dove c'è stata la nostra Elisabetta a proporlo insieme a Vittoria, la psicologa, e quindi vorrei che ci parlassi di questo. Grazie Maria, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei dire una cosa perché diciamo esce dal profondo del mio cuore, perché anch'io come Elena ero lì presente nel momento in cui Astarte vedeva la luce. Devo dire che è emozionante ogni anno ritrovarci qui a vedere i tanti passi in avanti che questa associazione, poi Centro Antiviolenza, con tutti i servizi insomma che offre, fa ogni anno. E vorrei quindi evidenziare davvero il lavoro quotidiano che Maria Grazia insieme a tutte le operatrici fanno a sostegno delle donne realmente in difficoltà, perché poi le attività di sensibilizzazione ovviamente sono molto importanti, ma è davvero significativo quello che tutte loro fanno per aiutare le donne ad uscire dall'incubo della violenza. Per cercare di dare delle informazioni invece utili in merito al progetto di cui si parlava poc'anzi, ha un titolo diciamo particolare, come vi diceva Elena, è un progetto che è stato portato avanti appunto dalla consigliera di parità e dalla Regione Calabria in collaborazione con i centri antiviolenza, e dal momento in cui poi si è insediata appunto la commissione pari opportunità che oggi io rappresento,
Ovviamente abbiamo cercato di dare il massimo affinché si portasse avanti un progetto di sensibilizzazione all'interno delle scuole, perché riteniamo che sia particolarmente importante dialogare appunto con i ragazzi per cercare di creare le condizioni più utili per non parlare più di violenza. Noi penso che ciascuno di noi si sta impegnando oggi sostanzialmente per non parlarne più, per non dover più agire appunto per la prevenzione di questo fenomeno. E per creare un mondo diverso dobbiamo necessariamente partire dalle nuove generazioni. Il progetto, vi dicevo, ha questo titolo, Break the Silence, rompere il silenzio, quindi sostanzialmente tutti insieme cerchiamo di parlare appunto con i ragazzi e soprattutto di farli parlare, per cercare di capire cosa pensano e quanto effettivamente sono consapevoli di quello che fanno e di come crescono insieme, perché lo sapete meglio di me, appunto la violenza è un problema sociale, culturale, ma anche relazionale, quindi cerchiamo di agire appunto su questo. Tra l'altro a brevissimo, consentimi invece di anticipare quello che avverrà il 16, quindi tra qualche giorno, condivideremo un'altra attività, l'inizio di un altro progetto molto importante che sta condividendo con la Commissione per le Opportunità e con un'altra associazione che è la Voce della Legalità. Anche in questo caso si tratta di un progetto di prevenzione che vede protagonisti gli studenti, di cui saprete a breve, perché vi ripeto, la presentazione si svolgerà proprio lunedì, insomma 16. Quindi il mio augurio per Maria Grazia, per tutte le operatrici e per tutti noi è veramente che questo impegno quotidiano di ciascuno possa portare a qualche risultato e possa portare quindi ad un mondo in cui la violenza non esista più. Grazie, grazie tanto. Grazie Donatella. Proprio questo convegno a cui fa riferimento Donatella del 16, oltre alle associazioni, oltre alla START, alla Voce della Legalità, c'è anche l'associazione Tribunale per la Difesa dei Minori. E qui a rappresentarlo c'è Giancarlo Rossi, che invito. Sono stato invitato dalla associazione Starte, dalla associazione della Legalità, a partecipare a questo interessantissimo progetto attraverso il quale ci troveremo a confrontarci con, credo, circa 400-500 studenti, ai quali parleremo appunto della necessità di un vivere civile, del rispetto e dell'uguaglianza. È una problematica molto molto difficile, perché è difficile spegnere gli istinti bestiali che ci sono in tanti uomini, purtroppo. Comunque, se si comincia da quando, ecco, si dovrebbe cominciare dalla famiglia, sempre che non ci siano già violenze in famiglia, però, perché se no come si fanno a educare i giovani? Poi dovrebbe continuare nella scuola, e faremo il possibile per cercare, parlando con i ragazzi, di arrivare delle conclusioni pratiche. Purtroppo, comunque, io voglio sempre dire una cosa, perché qua, certo, tra noi quando si sta con la START, l'argomento del discorso è sempre la violenza, però a me piace sempre girare la medaglia. È vero che c'è tanta violenza, è vero che c'è tanto anche tanto amore, e non bisogna mai dimenticarlo questo. E io ai giovani, per quello che potrò fare, proprio questo, di questo vorrò parlare dell'amore, della bellezza dell'amore, della bellezza di un rapporto sano, bello con una donna, perché non c'è niente di più bello nel creato che la donna, che è stato l'ultimo atto della creazione di Dio, e con questo atto ha voluto comporre un inno alla bellezza. La donna è una creatura meravigliosa, bisogna riuscire a capire questo. Grazie. A Starte, oltre alla violenza sulle donne, si è sempre occupato delle discriminazioni in generale. E proprio per questo l'associazione è regolarmente iscritta appunto al registro dell'UNAR, che è l'ente che si occupa del Ministero delle Pari Opportunità, che si occupa proprio di discriminazioni. E quindi lo scorso aprile, marzo, abbiamo organizzato appunto un convegno che si è tenuto
a Miglierina ed è il titolo Diversi perché unici. E molte persone presenti in questa sala ne hanno fatto parte come relatori e quindi partiamo da Alessia Bausone, a cui faccio un applauso, anche perché è una donna molto coraggiosa. Tra l'altro quest'anno sta lanciando una sfida importante, no? Possiamo dire? Non lo dico. Buonasera a tutti. Io conosco Astarte ormai da tanto tempo, no? Perseguiamo le medesime battaglie, battaglie di giustizia, battaglie di uguaglianza e battaglie per i diritti civili, che sono anche i diritti delle donne, perché la violenza di genere nasce dalla disuguaglianza, nasce dal sentirsi diversa in una società molto spesso non inclusiva. E noi nelle battaglie sul campo, perché là è nata la nostra amicizia, sul campo, sul lavoro pratico da fare con l'UNAR, con l'UNICEF, con le varie associazioni che enti che ci trovano coinvolte a vario titolo. È importante che le istituzioni riconoscano che associazioni come Astarte, io lo dico in tempi non sospetti, da 3-4 anni quando ci siamo conosciute, associazioni come Astarte sono l'eccellenza calabrese, questo lo dobbiamo dire a chiare lettere. Siamo andate insieme al Senato della Repubblica a presentare il libro di Anna Macri, Malamore, che oggi non è potuta essere con noi per motivi personali. In Senato, insieme anche al Pastore, insieme a molti amici, abbiamo dibattuto sui problemi di violenza di genere in Calabria, sulle prospettive, sul fatto che fare tante passerelle non è utile. Non è utile perché serve innanzitutto un riconoscimento che Astarte a fatica ha avuto, perché Astarte ha quell'atipicità dettata dal contatto vero con la realtà. Perché nel momento in cui tu vivi quotidianamente, giorno e notte, la violenza, le violenze, perché poi ci sono mille colori e mille sfumature, allora è lì che c'è la battaglia vera. Ma le istituzioni, troppo impegnate alle passerelle, ai salamelecchia, ai caminetti, al bon ton, qua, quando si va ventre a terra a combattere contro le violenze, non c'è spazio per il bon ton. Oggi è una serata di gala, ma finita la serata di gala, già stanotte Maria Grazia torna in campo, perché lei il campo non lo molla e questo è fondamentale. All'interno però delle violenze, noi abbiamo parlato a Miglierina, l'abbiamo parlato in tante occasioni, ci sono anche le discriminazioni nei confronti delle persone LGBT, cioè delle persone anche unite civilmente, l'omofobia, il tema dell'omofobia. Io con Marco Marchese di Certi Diritti, che è un nostro amico, insieme a tante altre associazioni, abbiamo scritto la legge regionale contro l'omofobia. La Commissione Cultura del Consiglio regionale ce l'ha anche approvata, nel senso che noi mettiamo dei fondi pubblici per la cultura, per sensibilizzare, per far capire che le persone unite civilmente non sono nient'altro che una famiglia. Adesso Marco poi magari ci parlerà anche di questo libro bellissimo che si chiama Vi dichiamo uniti, che racconta anche un po' per certi versi la storia di una delle prime unioni civili calabresi, perché è veramente importante conoscere per affrontare problemi e opportunità. Quindi la lotta per i diritti civili contro l'omofobia, per il superamento dell'omofobia, va di pari passo alla lotta contro le violenze legate al genere, che in Calabria riguardano prima di tutto, se me lo permetti, la violenza di tipo economico. Perché nel momento in cui le donne lavorano meno, guadagnano meno, sono meno presenti nel tessuto sociale e produttivo, quel che ne rimane della Calabria, è ovvio che poi nell'ambito di una coppia, nell'ambito familiare, che è l'ambito dove ci sono le maggiori violenze, è più debole, più passibile di essere afflitta da questa violazione della sua essenza, che è la violenza di genere. Quindi Astarte sul campo e tutti gli amici che ruotano attorno ad Astarte a vario titolo, speriamo che ci sarà
un titolo diverso il prossimo anno per aiutare ancora di più questa realtà. Ma non dimentichiamoci che quando chiedono ma che cos'è Astarte, che cosa fa? Astarte è la salvezza di molte, soprattutto qua da noi in provincia di Catanzaro. Grazie. Grazie a voi. E tutto il cittadino Marco, io vorrei rimanere per l'inizio. Non ha già anticipato Alessia, quindi Marco ha fatto, è stato relatore al convegno Diversi perché Unici. E Marco è compagno di Riccardo. Riccardo oggi non può essere presente, però Marco è qui con noi, tra l'altro ha portato il libro che ha scritto Riccardo di recente, e quindi adesso lui ci dirà brevemente qualcosa che riguarda questo libro, che non vedo l'ora di leggere. Molto volentieri, grazie. Stavo facendo, riflettevo fra me e me prima, no? E ho dimenticato quando ci siamo conosciuti. Ma questo è un buon segno, però, sai perché? Perché quando tu dimentichi quando proprio il momento esatto di quando è nato un rapporto, allora significa che questo qui è di lunga data, significa che c'è proprio il piacere, no? Il piacere di stare insieme, di fare le cose insieme. Esatto. Allora, io sono uno di quelli che pensa che per battere la violenza sulle donne, per far progredire la nostra società, è fondamentale fare rete. Ed è per questo che c'è questo scambio, no? Anche con Liberi TV, che stasera registra, che poi metterà a disposizione questo documento, diciamo, a tutti. E quindi fare rete significa non soltanto partecipare, ma impegnarsi, prendersi carico. Perché se io non sono disponibile a prendermi carico dei problemi che riguardano le donne in tema di violenza, chi si prenderà carico poi dopo dei miei problemi in quanto persona omoaffettiva e che quindi a rischio di omofobia, a rischio di violenza, a rischio di discriminazione? Questo significa fare rete. Allora, il mio compagno ha deciso di scrivere questo libro, si chiama Diritti Uniti, proprio perché vedete, è uscito fuori peraltro il primo libro che parla delle unioni civili in Italia direttamente dalla viva voce dei protagonisti, gli sposi. Poi all'interno naturalmente non c'è soltanto l'unione civile che abbiamo fatto il 27 maggio del 2017, però si affronta il tema dell'omofobia, si affronta il tema della discriminazione. E quindi ritorniamo, chiudiamo, diciamo, quel cerchio per consegnare a tutti un documento, la cui validità naturalmente deve essere giudicata e può essere giudicata soltanto dai lettori, però chiudiamo quel cerchio che ci permette di fare informazione, perché senza l'informazione noi non riusciremo mai a sconfiggere la violenza sulle donne. Dobbiamo continuare a moltiplicare questa iniziativa, ad insistere e continuare sempre ad insistere. Come casa editrice che io ho fondato per pubblicare questo libro, noi vogliamo dare da Astarte anche un nostro piccolo contributo. Noi siamo qui stasera, adesso faccio uno spot, non tanto pubblicitario sul libro, ma lo spot proprio su Astarte. Cioè noi dobbiamo finanziare Astarte. Come contributo nel nostro piccolo, come casa editrice, noi mettiamo a disposizione il libro stasera, lo vendiamo scontato a 15 euro anziché 18, però il ricavato netto 5 euro, se voi avrete piacere di volervi portare una buona lettura a casa, giudicherete poi voi se sarà buona oppure no, e finanzieremo le attività di Astarte. Ed è veramente un piacere fare questa cosa qui e continuiamo di questo passo che ce la facciamo. Grazie a Marco, grazie a Riccardo e grazie anche agli altri sponsor che hanno deciso di sponsorizzare appunto questa serata, e quindi vi vediamo qua nella locandina dell'evento. Quindi la gioielleria Megna, che ha messo a disposizione un gioiello, la gioielleria AMG e poi MGR di Giricalco, e poi la ditta Calico, che ha messo a disposizione una bella confezione di prodotti tipici, e noi con questi
diciamo che con questi oggetti faremo delle estrazioni, per cui poi Elisabetta vi spiegherà come funziona per acquistare i biglietti. La prima estrazione la faremo già stasera, che è quella appunto dei prodotti di Callipo. E poi invece per le altre si faranno delle estrazioni attraverso proprio i numeri del lotto, quindi e con delle date prestabilite. Comunque credo che siano già visibili i nostri gioielli, sono già stati inseriti. E poi anche per arrotondare, perché ormai abbiamo imparato a fare questo, chiaramente, come già avete visto nelle immagini, stiamo partecipando appunto al mercatino di Natale. E quindi io voglio ringraziare tutte le operatrici presenti e anche assenti, tutte le donne che hanno partecipato a questi lavori, che sono veramente belli. E poi vorrei ringraziare Lavinia, che diciamo è stata la coordinatrice di tutto, ha tantissime idee. E tutte le operatrici del centro antiviolenza, soprattutto le ultime arrivate come Marisa, ma noi siamo veramente tante, perché rispetto ai centri antiviolenza standard, purtroppo il servizio che portiamo avanti richiede tanto personale, perché considerate che dobbiamo occupare 3 turni, mattina, pomeriggio e notte, quindi non è facile insomma riuscire a gestire tutto quanto, però devo dire che siamo un bel gruppo coeso. Dunque, io credo di aver dimenticato ancora qualcuno. Allora, per quanto riguarda il convegno contro le discriminazioni, vorrei invitare Luigi Mariano Muzzo, che si è occupato delle discriminazioni a livello religioso. Grazie, io ho partecipato appunto a questo convegno diversi vecchi e unici, è stato certamente un momento molto interessante di confronto, di riflessione, l'abbiamo fatto anche in collaborazione con l'università, se non ricordo male. Io ho frequentato, conosco stato ovviamente molto di riflesso tramite la mia ragazza, quindi, però ho sempre avuto modo di vedere un'associazione attiva, impegnata, e mi piaceva appunto quello che diceva Giancarlo, cioè il fatto che oggi sì, qui si parla di violenza, ma quello che vogliamo celebrare è l'amore, la bellezza, anche di stare insieme. Quindi anche da parte mia tanti auguri ad Astart, confermo la mia disponibilità anche per altre attività e auguri a tutti noi. Quindi. In quest'ultimo periodo abbiamo lavorato tanto, perché novembre è il mese contro la violenza sulle donne, il 25 è la giornata internazionale contro la violenza, e quindi ci sono stati numerosi convegni a cui abbiamo partecipato. Per cui abbiamo partecipato ad un convegno a Vibo Valentia, promosso appunto da Pasquale Picchini, che è qui con noi oggi, vi invito a venire. Tra l'altro lui ha scritto un brano, e spero che oggi ce lo fai ascoltare dal vivo. Ah, finalmente, perché l'altra volta abbiamo visto il videoclip, però vabbè, non fa niente, noi lo accettiamo. È stato un convegno molto bello, dove c'era anche Alessia con noi, insomma, che poi alla fine ci si ritrova sempre, no? Quando si parla appunto di diritti. Buonasera, intanto grazie dell'invito. È stato un onore per me conoscerti, conoscere l'associazione Astarte e averti avuto alla presentazione del mio brano. Io mi concentrerei a parlare sulla canzone, sul mio brano. Intanto, vabbè, il tema della violenza delle donne è un tema a me molto caro. Purtroppo sentir parlare, come abbiamo detto anche al convegno, quando siete venuti anche voi, che nel 2018 ci sono state 142 vittime di violenza, veramente assurdo al giorno d'oggi. Noi con la canzone, con Conta alla rovescia, vogliamo dire no alla violenza sulle donne.
violenza, ovviamente non soltanto la violenza fisica, ma anche e soprattutto quella psicologica, che è quella più brutta. Oggigiorno ci sono molti maschi, perché io li definisco maschi, non uomini, che per darsi un senso di superiorità sminuiscono le donne, le minacciano, le ricattano, e questo secondo me è proprio in quell'istante che dimostrano tutta la loro mediocrità e piccolezza. Noi con Conto alla rovescia, io dico noi perché è un brano che abbiamo scritto io insieme all'autore Antonio Pileggi, arrangiato da Francesco Pappaletto, che è un musicista vibonese, abbiamo voluto comunque parlare di un tema positivo, una donna che ce l'ha fatta, che è riuscita a liberarsi da una storia che nella canzone è definita assente, una storia fatta di abusi, di vessazioni, di pregiudizi. Una donna che è riuscita a restituirsi alla leggerezza e alla bellezza della vita e che è tornata a respirare quell'aria della libertà e del piacere. Il messaggio che io voglio dare con questa canzone, con la potenza della musica, come sappiamo tutti, la musica penetra le ossa, si veicola ogni tipo di messaggio, è anche molto incisiva secondo me. Il messaggio che voglio dare è quello di dire alle donne: non abbiate paura, non siete da sole, denunciate, ci sono tante associazioni a loro tutela, a Start è una di queste. È anche un modo per sensibilizzare tutti, la società, al rispetto, non soltanto della donna, ma al rispetto delle persone. Quindi il mio è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono queste relazioni opprimenti o violente. C'è la possibilità di tornare a sorridere e, come dico nel pezzo, respirare. Grazie. Grazie, dopo l'ascoltare. Sempre nel mese di novembre c'è stato un altro convegno molto importante, è stato promosso da Elvira Pratto, che è qui con noi e che invito. Il convegno è stato realizzato nel comune di Alpi, quindi oltre a Catanzaro si muove molto bene anche la provincia, e quindi grazie di essere qui. Grazie, bene, grazie, grazie a tutti innanzitutto per l'invito, perché io, come dicevo anche ad Albi quando abbiamo iniziato a strutturare questo convegno, conosco Astarte da un po' di tempo e l'ho conosciuta e ho provato a veicolarla con il mezzo che mi è più congeniale, che è quello della radio. Io sono cofondatrice della Radio Universitaria di Catanzaro e per lungo tempo mi sono occupata di una trasmissione che si chiamava Revolution R, che appunto metteva in risalto, metteva in luce tutti quelli che erano i piccoli pezzi preziosi che operano a Catanzaro e provincia. E proprio in quell'occasione ho conosciuto Astarte e devo dire che la radio, io dico sempre che è un mezzo prezioso, perché dà la possibilità di arrivare alle persone senza impatto visivo, senza l'impatto visivo di cui gode la televisione o comunque qualsiasi altro mezzo di comunicazione che agevoli il contatto con il pubblico attraverso la vista, no? Quindi grazie semplicemente alla voce di Maria Grazia e di Vittoria, che quel giorno era anche ospite nei microfoni, siamo riusciti a far entrare Astarte anche nel circuito universitario. Questo per me è stato molto importante. Abbiamo ripetuto questa esperienza molto bella anche ad Albi, perché l'amministrazione comunale mi aveva chiesto di portare qualcuno che avesse un certo peso per quanto riguardava la violenza contro le donne nella provincia, e ho scelto Astarte proprio perché sapevo che oltre alla voce avrebbero accompagnato i fatti. Infatti il convegno è stato molto riuscito, è stato molto partecipato, abbiamo allietato, diciamo, la serata anche con dei pezzi recitati da parte di due attrici, è stato anche molto toccante, molto commovente, e ha permesso ad Astarte di avvicinarsi ancora di più ai paesi della provincia, perché come anche Donatella Soluni, che è intervenuta quel giorno, ha spiegato che è molto importante creare una rete soprattutto con quei territori che sono lontani dal centro e che quindi tecnicamente potrebbero di un controllo minore. Maria Grazia poi ha anche confermato che nei paesi vicino al mio, quindi anche Taverna, ha avuto delle esperienze, dei casi seguiti, e del resto 68 casi seguiti dal 1 gennaio 2019 non sono assolutamente poche.
Astarte è una di quelle realtà che ci consentirà presto di ribaltare le statistiche e di fare in modo che stavolta a vincere siano più le donne che gli uomini che usano violenza su di loro. Quindi presto sono convinta che invertiremo le statistiche, invertiremo la tendenza triste di oggi e vedremo le donne vincere. Grazie a tutti. Per concludere, invitiamo un uomo, invitiamo Emilio Revenge. Lo invitiamo perché Emilio è il presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Catanzaro. Provincia, vero? Provincia della provincia di Catanzaro. Esatto, l'associazione è veramente un'associazione di promozione sociale a livello nazionale. Con Emilio abbiamo iniziato il progetto SOS Astarte Donna proprio nel 2011, quando ancora non si parlava di percorso rosa, cioè noi l'avevamo già adottato, poi è subentrato dopo il protocollo con il prefetto, con tutte le istituzioni, centri antiviolenza, però Emilio, proprio perché aveva capito la funzione del nostro progetto, ci ha dato la possibilità, grazie anche alle persone, ai suoi collaboratori che all'epoca lavoravano presso il pronto soccorso di Catanzaro, di riuscire ad avere, diciamo, una via preferenziale per accogliere le donne vittime di violenza, perché era un problema nel momento in cui accompagnavamo una donna in pronto soccorso e farla stare nella hall in mezzo a tutta l'altra gente, a volte si trovavano mariti violenti, via dicendo. E quindi grazie ad Emilio siamo riusciti in quel periodo a risolvere appunto questo problema. E io vorrei che l'augurio di riproporre quello che già c'è stato in passato, che la tua associazione possa in qualche modo rientrare a far parte del circuito, perché sicuramente si possono realizzare delle cose molto molto importanti. Grazie, intanto soprattutto sto parlando da virgola molto convegno, ma era importante portare, rinnovare la collaborazione con l'associazione Astarte, che è un'associazione che da anni si impegna positivamente sul territorio su queste tematiche contro la violenza sulle donne, ma soprattutto per dare manforte a quelle che sono poi le difficoltà degli enti istituzionali deputati a curare questo aspetto. E noi in pratica abbiamo anticipato quello che attualmente si chiama codice rosa, no? L'abbiamo già messo in campo con una sinergia da tempo, quando avevamo attività di volontariato presso il pronto soccorso di Catanzaro, che è uno dei pronto soccorsi più frequentati a livello regionale, ma anche forse a Mezzogiorno d'Italia, perché magari non funzionano bene le altre strutture, quindi si riversano tutti su Catanzaro. E quindi avere la possibilità di aver dato una corsia preferenziale alle donne che subivano in quel momento delle violenze è stato un esempio pratico di anche fare rete, anche a costo zero, perché non c'è bisogno di grossi finanziamenti, ma c'è bisogno di un'unità di intenti. Noi abbiamo dimostrato negli anni di fare questa attività, ma non soltanto presso il pronto soccorso, poi abbiamo fatto anche attività di formazione per gli operatori, anche sia dell'associazione, ma di altre associazioni, anche dell'associazione Polizia di Stato. Noi, la presenza mia stasera qui è ribadire la nostra vicinanza, la nostra collaborazione anche per progetti futuri, perché soltanto stando insieme, facendo rete, possiamo davvero dare un messaggio alle donne, ma soprattutto fare rispettare quelli che sono i diritti delle donne e combattere con un'azione di prevenzione e di educazione questa violenza che subiscono sempre di più le donne, ma a volte nemmeno, lo dicevo ieri in un convegno, i numeri che appaiono dalle statistiche non sono
numeri veri e pieni, perché a volte non si denuncia effettivamente quello che succede. Quindi io mi auguro che questa collaborazione continui, ma continua anche con le altre associazioni, perché soltanto facendo rete si possono, diciamo, gestire questi momenti negativi. Noi siamo qui a rinnovare la nostra partecipazione. Grazie. Concludiamo con il tradizionale premio Donne Rinascita. Quindi invito Elisabetta, invito Elisabetta a venire a raggiungermi. Vorrei che lo consegnassi tu. La devi qui a prendere. Associazione Astarte, premio Donne Rinascita 2019, assegnato alla signora Marianna Voria. Ho conosciuto Marianna l'anno scorso, in realtà, sì, però Marianna tornava da noi, quindi Marianna aveva già, lei è stata ospite del rifugio, lei è mamma di due bambini che sono praticamente cresciuti, noi li conosciamo e li vogliamo tutti un gran bene perché li abbiamo visti veramente crescere, e Marianna ha affrontato una brutta situazione familiare. Beh, finalmente, sì, esatto, l'anno scorso poi è, quindi, diciamo, io volevo partire dalla parte negativa proprio per dire che ha affrontato tanta difficoltà, perché poi le nostre donne vengono, quando arrivano da noi sono esauste, sono incredule, cioè non credono che possa esserci una rinascita, invece lei è l'esempio che le donne, anche se spaventate, scoraggiate, vincono e rinascono, e quindi Marianna è uno dei nostri simboli. Non che non ci credi, ma all'inizio, quando succedono delle cose, dici sono sola, sono così, oppure, però con loro, grazie a loro, soprattutto sono delle grandi donne e per me sono una famiglia e ci vorranno sempre a vita. E grazie, grazie molto. Allora, visto che siamo qua con Paganna, prima di andare a cenare, io inviterei tutte le astartine qua vicino a me, così ci facciamo una foto ricordo. Allora, Marisa, Luana, Vittoria, sì, tutti quanti. Sì. Elena, vieni. Maria Giulia, avvocate, Maria Giuliano, Sonia Minacchi, Vittoria La Grotteria. Ma vi devo chiamare una per una, cioè non ho capito. Le tirocinanti. Cioè facciamo vedere quante siamo, perché sennò pensano che le operatrici siamo due o tre persone. Ci siamo tutte? Sì, manca Marzia, però Marzia no, non è arrivata ancora.
Dici le parole come le persone nuove, oltre un po' di appuntamenti, fra ricordi e pentimenti, fra le luci spente. Sette gli indiziati, sei per sempre condannati, lo divieto permanente per il giudizio sottostante di una storia assente. E in mezzo ci sei tu, in mezzo proprio tu, i tuoi pensieri e tu, il tuo destino e tu. Nei sospiri degli amanti, nei cliché più deliranti, nei tuoi passi lenti. E in mezzo ci sei tu, tra tanta folla tu, i tuoi pensieri e tu, il tuo cammino e tu. Grazie.